Sei preoccupato? Ti hanno lasciato un feedback negativo. Oddio mio, come facciamo adesso? Si può fare. La migliore soluzione è la comunicazione. Alza la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Cioè, usa il telefono, non rispondere via email e cerca di rimanere sempre dentro la piattaforma eBay. Perché qualsiasi cosa va male, qualsiasi risposta brutta che puoi ricevere dal cliente, puoi utilizzarla come strumento da dare eBay per farti togliere il feedback negativo. Ok? La comunicazione è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per farci togliere un feedback negativo. Non chiamate eBay, soluzioni non ce ne sono. Per farvi togliere un feedback negativo, eBay dice se il cliente ha pagato e lui ha in diritto di lasciare un feedback negativo, ve lo tenete, tranne se non vi offende, e allora lo vanno a rimuovere. Ma è un altro discorso, ok? Se vi offende nel feedback negativo, quello si può rimuovere, è una regola di eBay. Allora, quello che dovete fare voi sostanzialmente è questo: verificate se effettivamente il cliente ha ragione. Oh, ho sbagliato il titolo, ho sbagliato la fotografia, ho sbagliato la descrizione. Cavolo, ho sbagliato. Bene, telefono, chiamatelo, ok? No, effettivamente ho ragione io, non ho sbagliato niente, ma questo cosa vuole da me? Telefono, lo chiamate, abbassate la coda, abbassate la cresta, cercate di trovare una soluzione. Se ci tenete a farvi togliere il feedback negativo, se ci tenete, fate quello che volete, ma comunque dovete arrivare a un accordo. Il problema può sussistere nel momento in cui non riuscite a comunicare con il cliente, nel senso gli mandate una mail e dite: scusami, mi dai il numero di telefono perché vorrei parlarti, vorrei comunicare con te, e lui non ve lo lascia, là sussiste il problema. Può succedere, vi ho lasciato il negativo e questo non lo sente più. Non mandate la revisione del feedback prima di aver contattato il cliente, prima di essere sicuri, perché se la revisione del feedback scade, ciao, vi tenete negativo. Ok? Allora, la prima cosa che dovete fare è questa: se non riuscite a trovare il numero di telefono del cliente, non ve lo vuole dare, non vi risponde, ecco la soluzione migliore. Siamo nella pagina principale di eBay, a destra trovate avanzata. Cliccate su avanzata, colonna di sinistra, informazioni di contatto. Qua metterete l'ID utente e qui metterete il numero oggetto. Fatto questo, fate cerca, vi troverà la corrispondenza tra il venditore e l'oggetto che lui ha proposto, con il quale in fin dei conti avete avuto una transazione. Cliccando ancora, vi arriverà una mail automatica da eBay dove ci saranno tutte le generalità del venditore con il quale avete avuto una transazione. Solitamente c'è anche il numero di telefono. Avendo il numero di telefono, comunicate col cliente e risolvete il feedback. Ok, avete visto, non è difficile, va bene? Vi ho dato una mano? Sì? No? Vabbè, io sono qua. Ciao!